Carissimi, mi ha sempre colpito l'inizio del Salmo 86, due versetti, semplicissimi per la verità, ma straordinari. Eccoli, Signore, tendi l'orecchio. Rispondimi, perché io sono povero e infelice. Salvo il tuo servo che in te confida. In questi due versetti io trovo innanzitutto indicata la mia identità, chi sono io. Da un lato sono povero e infelice, dall'altro lato sono servo del Signore. Dunque, posso fare l'esperienza quotidiana della mia povertà, della mia pochezza, della mia miseria. Ma posso fare nello stesso tempo esperienza che io appartengo al Signore, che io mi dono al Signore, che io voglio Lui, che voglio esprimere a Lui il mio affetto, che voglio davvero che sia lui il centro della mia giornata. Ecco la mia identità, da un lato la povertà, dall'altro lato la ricchezza del Signore. Poi questo salmo al suo inizio mi colpisce perché chiedo al Signore di tendere l'orecchio. Sì, tendere l'orecchio nel senso di avvicinarlo al mio orecchio. Nel senso che mi vuole dire qualcosa di così personale che soltanto nel silenzio, nel raccoglimento, dimenticando tutto il resto intorno a me, dentro di me. Ecco, questo tendere l'orecchio da parte del Signore mi pare una delle espressioni più belle della sua delicatezza, della sua finezza, del suo amore. Ci vuole sussurrare all'orecchio qualche cosa che io non sospetto, ma che so essere una delle cose più importanti per la mia vita, la parola del Signore. Ecco, al termine della giornata, dopo aver sentito tante parole e averne dette forse tante altre agli altri, ecco, la sera, quando tutto si fa silenzio, ecco, rimango in attesa della parola più decisiva e più importante della mia vita, è quella che mi viene detta dal Signore, ma mi viene, per così dire, sussurrata all'orecchio. Il luogo dell'ascolto per eccellenza diventa il luogo del dialogo per antonomasia, perché è Dio che mi parla e io nel mio ascolto gli do la risposta più bella. Do la risposta più bella. Che cosa di più gioioso può avere il cuore di Dio che sapere che ci sono tutti gli uomini creati a sua immagine e somiglianza che si preoccupano, che esprimono il loro amore nello stare in ascolto di Dio che ci parla.